Nelle meditazioni tenute in seminario, Don Gaspare pone un accento particolare sul rapporto fra radicalità evangelica e vocazione consacrata e dice: «Se uno vuole essere mio ministro, mi segua, imitandomi nel modo di vivere, che si veda un abbozzo di quel che avvenne nella vita di Cristo, seguendolo anche sino alla morte». Il giovane cui lo Spirito Santo ha aperto gli occhi e che sente un forte e caldo desiderio di glorificare Cristo, non solo con le parole ma con la vita, e di confessare la fede nel suo Figlio, anche esternamente con i fatti, anzi vuole seguire Cristo con la più stretta imitazione della sua vita e col desiderio di essergli accanto nella stessa passione, calpestando i riguardi umani e odiando persino la propria vita. Questi ha la più bella disposizione alla vocazione sacerdotale.